Silvia, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto la seconda parte del video dove parliamo di come Instagram ha influenzato i miei acquisti libreschi. Ho visto che il video precedente vi è piaciuto, se lo avete perso ve lo lascio qua su nelle schede e giù nell'info box. Oggi parliamo di romance, ovvero tutti quei romance che ho comprato esclusivamente perché li ho visti spammati e pubblicizzati su Instagram e ho avuto una voglia incredibile di acquistarli. A differenza dei fantasy, questi sono tutti quanti letti, tutti quanti super super apprezzati, amati e adorati. Quindi già qui ho fatto uno step. Non ho soltanto comprato influenzata da Instagram, ma in questo caso li ho anche tutti letti e super apprezzati. Quindi devo ringraziare Instagram e tutte le influencer che mi hanno comunque portato ad acquistarli. Non voglio fare la grandissima premessa che avevo fatto l'altra volta, però sappiamo che su Instagram ci sono un sacco di influencer, bookstagrammer, che pubblicizzano libri inviati dalle case editrici o romanzi esordienti e via dicendo, e si gioca un ruolo fondamentale poi attraverso i compratori che, vedendo stories o post, vengono attirati e appunto sono caduta in questa trappola spesso e volentieri anch'io. Un libro su tutti, che c'è stato un periodo in cui vedevo solo e soltanto questo libro, però nella versione inglese barra americana, è stato Fangirl di Rainbow Rowell. Appena uscita l'edizione italiana me la sono subito accaparrata perché ero veramente troppo fomentata e curiosa di leggere questa storia super acclamata, di cui appunto tutte ne parlavano veramente molto bene, ed è il primo libro di Rainbow Rowell che io ho letto e ho amato tantissimo. In realtà poi ci sono state un po' di discordanze tra varie campane. Io devo essere sincera che questo libro l'ho amato molto, mi è piaciuto, quindi sono stata super influenzata bene e super contenta dell'acquisto. Si racconta la storia di queste due gemelle che vanno all'università e prendono, diciamo, un po' strade diverse. Si vede che sono comunque di carattere diverso, e la nostra Kat inizia un po' a distreggiarsi da sola senza il continuo aiuto della gemella Ren, e qui inizia a fare le prime amicizie, i primi amori, e quindi è stata per me una storia di formazione molto bella, molto interessante, che mi ha comunque fatto un po' battere il cuore, e questo sicuramente è stato un ottimo acquisto da Instagram. Altro acquisto che ho fatto, e di questo mi aveva incuriosito davvero moltissimo, per le copertine. Sto parlando della serie The Selection di Kira Kass. Hanno delle copertine sicuramente super instagrammabili, quindi già questo gioca un punto a favore. Ho letto la prima trilogia e mi è piaciuta molto. Io appunto avevo visto un sacco di post anche di instagrammer americane, inglesi, ma poi appunto anche italiane, dove ne parlavano comunque molto bene, e mi ero fatta una determinata idea. Una volta che poi l'ho letto, in realtà ho cambiato totalmente, perché avevo capito che nel primo libro appunto si venisse a raccontare l'intera storia e poi i seguiti raccontassero appunto magari di altri personaggi o di come era continuata la storia. In realtà nella prima trilogia abbiamo proprio questa selezione: il nostro principe Maxon deve scegliere la sua futura sposa attraverso una serie di ragazze appunto che fanno parte della selezione, tra cui anche America, che è la nostra protagonista, che inizialmente non ha intenzione di sposare il principe, ma potrebbe comunque portare ricchezza alla sua famiglia, e quindi decide di fare questa competizione. Mi ha molto appassionato, ci sono colpi di scena, ci sono alcune cose un po' più scontate, c'è anche un mezzo triangolo amoroso. Devo essere sincera che anche in questo caso Instagram mi ha influenzato positivamente, perché ho trovato una storia che ho amato molto. Adesso dovrei leggere la duologia, dove si parla della figlia di Maxon e America, però appunto ancora per il momento non l'ho messa in TBR. Vediamo come e quando riuscirò a leggerla.
Altro libro che ho amato moltissimo e che anche in questo caso avevo visto spammato ovunque e soprattutto recensito molto molto positivamente, sto parlando della duologia di René Adier, La moglie del califfo. Anche di questa storia sono partita veramente super super entusiasta e le aspettative non sono state deluse perché ho amato questa duologia, ma molto di più il primo, in maniera smisurata. Siamo in un'ambientazione un po' diversa rispetto al solito, quindi una specie di mille e una notte nel deserto con appunto il califfo, con le sue donne, un'ambientazione molto molto arabeggiante. Mi è piaciuto moltissimo di questo principe maledetto che uccide tutte le sue mogli la sera stessa del matrimonio, ma Shahrazad riuscirà a sopravvivere e piano piano scatta la scintilla tra i due. Una storia d'amore molto forte, molto potente, molto sensuale, che mi è piaciuta veramente tanto. Mi ha tenuta incollata alle pagine, volevo appunto sapere come andava a finire questa loro storia d'amore. Il seguito, il secondo volume, mi è piaciuto forse un pelino meno rispetto al primo, perché il primo l'ho trovato molto più interessante, anche perché si andava a sviscerare tutta la storia. Il secondo hanno voluto comunque aggiungere qualcosina in più, non male, e anche in questo caso devo ringraziare Instagram perché mi ha fatto comunque conoscere e leggere una storia molto molto bella. Altra storia molto molto bella che anche in questo caso devo solo che ringraziare, e sto parlando di La Black Dynasty di Marilena Barbagallo. Io per il momento ho letto solo i primi due, però non vedo l'ora di acquistarli tutti per comunque andare avanti con i personaggi e le storie. Anche questo libro l'ha visto pubblicizzato molto su Instagram, soprattutto sulla comunità italiana, e devo essere sincera che anche in questo caso non sono stata per nulla delusa, perché anzi ho veramente divorato sia il primo che il secondo, ma molto di più il primo perché mi aveva accattivato, mi aveva preso, non riuscivo a staccarmi veramente dalle pagine. Non credevo mi potesse prendere così tanto. Sono super contenta perché ho conosciuto una nuova scrittrice per me che apprezzo davvero tantissimo. Ha uno stile veramente super super accattivante. Mi ha catturato l'attenzione, non ho mai chiuso con così dispiacere un libro perché comunque magari si era fatto tardi e dovevo fare altro, e ve lo straconsiglio. Sono delle storie un po' particolari, c'è una storia dietro tutto quanto un sistema, diciamo, ma il personaggio Toros non ve lo scorderete, ve lo giuro, non ve lo scorderete. Quindi anche in questo caso grazie Instagram. Gli ultimi due libri, anche questi sono stati per me spammati veramente ovunque, ne hanno parlato veramente tanto, e del libro che adesso vi faccio vedere c'era stato un periodo in cui era anche andato fuori catalogo ed era diventato un'impresa riuscire a recuperarlo. Io mi ricordo che avevo fatto tre tentativi di acquisto per questo libro, ma tutti e tre andati fallimentari, e ero veramente super dispiaciuta perché lo volevo assolutamente e non riuscivo a recuperarlo. Sto parlando dell'Incastro imperfetto di Colleen Hoover. Non so il motivo preciso per cui in un dato periodo era andato fuori catalogo. So che se ne parlava ovunque, c'era stata l'idea anche di realizzare un film, quindi forse anche per questo tutti sono andati a caccia del libro ed è diventato il mio libro preferito di sempre. Lo so che è una storia molto semplice, però io questo veramente, se voi mi seguite da tanto, ve lo consiglio e lo inserisco sempre e ovunque. Sono riuscita a avere la mia copia e da lì l'ho tenuta come un oracolo praticamente, adesso comunque è recuperabilissimo, e si parla semplicemente della storia d'amore tra Tate e Miles, un pilota d'aereo e una giovane ragazza. Una storia d'amore molto bella che mi ha appassionato, un po' spicy, un po' gli opposti che si attraggono, è in doppio POV, quindi conosciamo il punto di vista di lei e di lui. È una storia nella sua semplicità molto profonda, molto un po' forte. Poi sappiamo che la Hoover comunque tratta temi importanti, va a toccare le corde del cuore, quindi veramente una storia stupenda, bellissima. E anche in questo caso devo assolutamente ringraziare la comunità italiana, ma Instagram in generale, per averlo comunque pubblicizzato così tanto affinché poi arrivasse anche a me.
L'ultimo libro che vi parlo per questo video, ovviamente se volete altre parti fatemelo sapere qua sotto con un like o con un messaggino, così sicuramente riesco a recuperare altri libri che ho acquistato tramite Instagram, perché comunque sappiamo che al giorno d'oggi il miglior modo per pubblicizzare, fare hype e fare appunto spam è YouTube, ma soprattutto Instagram, quindi appunto ne ho ancora altri se vi fa piacere, oppure anzi fatemi sapere anche voi quali sono gli acquisti che avete fatto tramite appunto lo spam su Instagram. L'ultimo libro è stato sicuramente Paper Princess di Erin Watt. Anche questo l'ho acquistato perché appena sbarcato in Italia c'è stato un hype grandissimo intorno a questo libro, l'ho letto in 2 giorni perché l'ho letteralmente divorato. Lo so che è una storia trash, è una storia molto easy, molto alla After di Anna Todd, però io l'avevo veramente molto amato, il primo. Poi c'è stata un po' un'altalena perché sono 5-6 volumi, però il primo l'ho adorato, quindi anche in questo caso grazie Instagram. E appunto c'era stato un periodo in cui questa copertina bianca spiccava veramente in tantissimi post sulla book community, e devo essere sincera che non ha deluso le mie aspettative. Appunto, seppur può essere definito trash, io lo avevo molto 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 amato. Questi sono i libri per questo video. Ovviamente, come ho già detto prima, se vi è piaciuto lasciatemi un like, un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino così non vi perderete i prossimi video. Se vi ricordo, vi lascio qua sotto tutti i link diretti di Amazon se volete darci una sbirciata o li volete acquistare. Trovate anche tutti quanti i miei social su Instagram e Wayful, mi trovate come La Libreria di Silvia, ma qua sotto vi lascio anche Facebook, TikTok, Goodreads e anche il link appunto della lista Amazon se volete dare un'occhiata a cosa mi piacerebbe comprare. Tra l'altro non ho più spazio. Detto questo, un bacio grande a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!